Tutto è pronto per la nona edizione della Passione di Cristo Vivente che a Savo ogni volta richiama migliaia di persone. Dopo un anno di stop si è rimessa in moto la macchina e circa 100 persone saranno coinvolte per questo meraviglioso spettacolo. È una rappresentazione molto importante, sia diciamo artisticamente parlando, sia anche nell'ambito delle funzioni religiose. Prevostino si commuove quando io parlo di queste cose. È una manifestazione, una rappresentazione, non manifestazione, una rappresentazione che ha lasciato il segno in questi 9 anni. Ha lasciato veramente il segno. Io vorrei ricordare, così per farmi capire, la facoltà di antropologia dell'Università di Bologna è venuta qui a Savoca. 22 studenti sono venuti qui a Savoca a studiare anche questa passione di Cristo e hanno scritto un libro. Quindi è importante, ecco perché ho fatto quell'appello prima di non farla morire, perché sarebbe un altro omicidio. Io sono particolarmente contento dopo la pausa che c'è stata l'anno scorso, che non è stata fatta la Passione Vivente per vari motivi, anche perché non c'erano manco le possibilità economiche. Sono contento perché è una manifestazione di fede. Ecco, questa manifestazione ci aiuta a vivere non solo la Domenica delle Palme, ma a entrare anche nella grande Settimana Santa che poi ci porta al centro della nostra salvezza, che è la Pasqua. E la cosa bella che a me veramente mi emoziona è che sono proprio le persone di Savoca i protagonisti principali di questa manifestazione. Savoca ha bisogno, io dico sempre, ha bisogno di essere valorizzata non solo dalle tante persone che ogni giorno vengono qui in questo luogo, in questa nostra città, ma diventa sempre più bello quando viene valorizzata da chi vive la realtà, da chi vive la realtà del territorio e chi vive la quotidianità in questo luogo. Allora grazie veramente di vero cuore a tutti coloro che ci stanno aiutando, Vittorio, Bruno, Alessio, che ci stanno aiutando anche quest'anno a rimetterci in gioco, gli sponsor, coloro che ci stanno aiutando anche a livello economico, la nostra amministrazione comunale, grazie veramente di vero cuore. L'augurio che ci possiamo fare è che possa essere anche un successo anche quest'anno. Una macchina che conosco, devo dire, molto bene, perché per tutte le edizioni ho sempre collaborato con il maestro, quindi so come accarezzare questa macchina. Sono orgoglioso di mettere la mia firma alla regia, perché Savoca credo sia il posto più indicato per questo tipo di manifestazione. Devo anche dire una cosa, che comunque la firma sì, è la mia, io sono il regista, ma c'è un lavoro continuo, costante, in sintonia con Vittorio Bruno, perché siamo abituati ormai a lavorare così da anni, e anche prima, quando era lui il regista, in qualsiasi modo, oltre alla colonna sonora, cercavo di aiutarlo, quindi cambia ben poco. Stiamo cercando di apportare alcune modifiche, ma più che modifiche, migliorie, spingendo sugli attori, che voglio ricordare e sottolineare non sono attori professionisti, ed è molto bello poter tentare di migliorare anche la recitazione per elevare ancora di più quello che poi alla fine è uno spettacolo, ma sono dei piccoli take cinematografici sparsi per tutto il paese di Savoca. Certo che è cultura, Savoca è un paese millenario, tutti gli ordini religiosi si trovavano qui. La Settimana Santa era vissuta in maniera particolare da tutti quanti. Questo è uno di quegli eventi che proprio pone l'attenzione su questi giorni, sulla morte di Nostro Signore. E un borgo come Savoca è tra i paesi che meglio si presta a dare di questa rappresentazione la sensazione giusta e di sofferenza, dolore, di spiritualità, tutto quello che proprio richiama questo evento.
il sindaco e l'amministrazione comunale tutta, malgrado le poche risorse a disposizione che hanno i piccoli comuni, ha cercato in tutti i modi di venire incontro a questa manifestazione, perché la riteniamo una delle più importanti che si fa nel nostro borgo. Non per niente è stata paragonata a quella di Trapani, come tutti sappiamo la passione di Trapani è quella più storica della Sicilia. Ovviamente tanti sono i problemi, l'amministrazione comunale sta cercando di risolvere, soprattutto quelli logistici, perché Sao che è un piccolo borgo, ovviamente ci sono tanti problemi, tutti condensati in una sola giornata con migliaia di persone, quindi faremo del nostro meglio per essere sempre più accoglienti. Soprattutto c'è l'accoglienza dei cittadini di Sao e soprattutto dei protagonisti, più di 100 comparse, tutti saocese, ovviamente questo è un onore per la nostra amministrazione.